Un italiano su due non ha mai sentito parlare di antibiotico resistenza. Inoltre il 74% afferma di aver utilizzato antibiotici negli ultimi 12 mesi e di questi ben il 56% l'ho fatto per infezioni del tratto respiratorio superiore come mal di gola, faringite, laringite e tonsillite. Questa è la fotografia che emerge dalla ricerca sull'utilizzo degli antibiotici da parte degli italiani e alla loro conoscenza e sensibilità sull'antibiotico resistenza svolta da IQVIA in collaborazione con Reckitt. Cause e conseguenze dell'uso inappropriato di un antibiotico per le infezioni respiratorie nel commento di Aurelio Sessa, specialista in medicina interna. L'uso così ampio di antibiotici da come è emerso da questa indagine fatta appunto sulla popolazione ci pone fra l'altro ai primi posti in Europa fra i cosiddetti consumatori di antibiotici. Il 74% dice di aver usato un antibiotico nell'ultimo anno e di questi oltre la metà per il mal di gola. Quindi partiamo da questo dato. Il mal di gola o diciamo come espressione di un'infezione delle alte vie respiratorie sappiamo che è causato per il 95% dei casi da virus sui quali gli antibiotici non agiscono, quindi è un uso proprio inappropriato da questo punto di vista. Noi abbiamo comunque altre armi efficaci per contrastare i sintomi che sono quelli che poi disturbano il paziente, che portano il paziente dal medico o anche dal farmacista, che sono appunto il mal di gola, la tosse, la difficoltà di deglutire e quant'altro. Noi abbiamo a disposizione comunque delle altre armi che sono gli antinfiammatori, sia per via topica che per via generale, sono assolutamente efficaci. E sono praticamente utili perché combattono alla base il meccanismo che sta alla base dei sintomi che il paziente percepisce, perché l'infezione di per sé, data da un virus, si esprime con un'infiammazione delle mucose delle alte vie respiratorie, naso e gola. Quindi l'antibiotico deve essere usato solo dietro prescrizione da parte del medico, quando il medico sospetta che l'infezione che ha il proprio paziente sia causata da un batterio, altrimenti abbiamo altre armi a disposizione. L'uso non appropriato comporta il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Noi creiamo degli batteri che diventano resistenti all'antibiotico, quindi quando sarà poi il momento di adoperare un antibiotico nei confronti di questi pazienti, questo antibiotico poi non funzionerà e questo è il meccanismo dell'antibiotico resistenza.